il servizio clienti nell'ambito delle agenzie immobiliari. Qualche mese fa faccio un viaggio con la mia famiglia, tra cui anche la bimba più piccola, quella di 4 anni. Il giorno in cui parto, la piccola si accorge nel tragitto che va dall'hotel all'aeroporto che si è dimenticato il suo pupazzo preferito. Tra le lacrime generali, a questo punto io mando un SMS di disperazione a uno degli inservienti dentro al resort. L'SMS disperato era: mi mandi una foto del pupazzetto che mi ha lasciato la stanza 427, che così faccio vedere a mia figlia che l'animale sta bene. Il dipendente del resort ha fatto molto di più, perché oltre a inviarmi la foto dove si vedeva che l'animale stava bene, ha cominciato a farmi le foto del pupazzino unicorno che beveva un cocktail sdraiato sul lettino mentre c'era lui che simulava un messaggio. Cosa incredibile. Con queste semplici foto non vi racconto lo stato della mia bimba, che oltre a essersi visto recapitare dopo 2 settimane il pupazzo spedito per posta, nel frattempo ha avuto un aggiornamento su come stava andando la vita del pupazzotto. Ed è chiaro, ragionando su questo tema, di quanto fosse forte la customer care, il servizio al cliente di questa nota e compagnia di viaggi, tour operator. Chiaro che su ogni viaggio possibile loro mi hanno conquistato, cioè ogni cosa che io andrò a fare da qui ai prossimi 50 anni, in prima battuta guarderò le loro offerte. Sono riusciti a trasformare un cliente in un fan. L'attenzione al cliente è quello che manca clamorosamente nel settore immobiliare. Il settore immobiliare o i suoi componenti ragionano sempre nel brevissimo termine, che di fronte hanno una persona che deve vendere e che probabilmente lo farà adesso e non lo vedranno mai più. Che è un errore clamoroso, perché magari probabilmente questa persona non venderà e non acquisterà più niente nel corso dei prossimi 20 anni. Ma questa persona quante potenziali persone conosce che nel corso di una vita possono avere una casa da vendere? E per cui lì vince la persona o il professionista che ragiona nel medio-lungo termine, che non vede quella persona come un limone da spremere e da buttare poi dopo nella indifferenziata. Mi rendo conto che questo sia veramente lontano da quello che è il settore immobiliare, un settore che, parlo per me, quando vado a una festa, un po' come gli insegnanti, fai anche fatica a dire che lavoro fai. Un insegnante, agente immobiliare, ti metti un po' in un angolo e ti tengono a debita distanza, giustamente. Credo che sia arrivato il momento nel 2019 che ognuno di noi si faccia delle domande. Si faccia delle domande perché se vuole continuare a prosperare nell'attività di agente immobiliare, deve vedere la persona che ha di fronte, il cliente che ha di fronte, come una persona con cui instaurare un rapporto di fiducia simile a quella del medico. In modo che questa persona, per ogni esigenza personale, immobiliare, o per esigenze di amici, conoscenti e parenti, abbia in mente te e solo te. Che sostanzialmente significa ogni tanto fermarsi e respirare consapevolmente, andando a raccogliere i pezzi rotti per terra degli errori commessi, perché saranno quelli che ti renderanno. Grazie dell'attenzione e al prossimo video.